tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno e benvenuti ai ritornelli anche oggi. Ormai sono due settimane e mezzo che andiamo in questa nuova edizione di ritornelli e stiamo andando fortissimi. Certo. E mi dicono che abbiamo un alto audience, tanta gente che ci aspettava, e quindi grazie davvero. E poi quando facciamo le serate vengono lì, oh ti tocco. Finalmente, non facciamo più, voglio dire, no? Va bene, dai. Grazie davvero, è bello sapere che ci vogliono tanto bene, che abbiamo tanti amici che seguono la televisione, che seguono soprattutto tutte le nostre straordinarie orchestre, i nostri straordinari Lo dico artisti. Luciano, ma che cast abbiamo noi in Cassa Stellare? Che cast? Ma Cassa Stellare, vabbè. E che cast volete avere voi? Ce l'abbiamo noi. Vabbè, oggi quindi parto col rock, mi metto il chiodo e partiamo con il rock puro. E mi vai negli anni 60? Mi vai negli anni 60? E vai. Gli anni 60 sono ancora qua, mamma mi diceva non uscire mai, il fuoco dell'eroe non si placava mai, noi con tanta voglia di fuggire via cambiare, il mondo è rock and roll. Nei jukebox cantavano Twist and Shout, i Beatles con Please Please Me e Yesterday, Bob Dylan Blowing in the Wind, This Our Never Like cantava Elvis Sinatra, cantava night and day. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. Hey, hey! Soldi in tasca giravamo noi, con pioggia o vento, una lambretta e vai, concorsi senza perder mai, il fuoco degli eroi non si spegneva mai, cantare di tutto è rock and roll and roll and roll, hey! E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. Hey, hey, hey. Insieme a tutti quanti noi, con lei, con lei, con lei, amore, poi con lei, con lei, coinvolgiamo lei, la musica, Sister Music, it's all right. Tornando a casa sempre tardi poi, mamma mi diceva non uscirai più, ma il fuoco degli eroi che era dentro noi cresceva e non si fermava mai, cantare di tutto è rock and roll. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. E vai 60 sono qua, e vai 60 ancora qua, la musica moderna è nata in quegli anni là. Hey, hey.
E adesso arriva un carissimo amico che è Gianfranco Foscoli con la sua bella orchestra in un bel videoclip girato a Orvieto, che è... Dove sei? A Orvieto? Sta mica nel pozzo. No, c'è a Orvieto. Pozzo. C'è il pozzo. Dei desideri. Vabbè, Gianfranco Foscoli, grande orchestra del centro Italia e veramente delle belle canzoni prodotte dalle edizioni musicali Bagutti. Eccolo qua, Gianfranco Foscoli per voi. Dove sei? Io non esisto più perché è tutto inutile e insopportabile per me. Dove sarai? Dovunque andrai, dentro il tuo cuore mi troverai. Ora non so come vivrò e nemmeno riuscirò a restare senza te. Sei, non posso più scordarti e penso che un giorno tu ritornerai qui da me, come se non fosse mai passato il tempo dentro il volo delle nostre anime. Dove sarai, dovunque andrai, dentro il tuo cuore mi troverai. Ora non so come vivrò e nemmeno riuscirò a restare senza te. E se un giorno mi prenderai le mani, avrai più paura, paura nel domani con me. Ora lo so come vivrò e per te Revival VIP, cosa avrà mai preparato la nostra straordinaria super redazione per oggi? Non mi disturba, me che ero in vacanza. Ah, noi? Cioè, fatti bravo. Sei bravo, fatti bravo. Mi avete disturbato, però mi canto la canzone che si chiama bravo. Sentimento. Fatti bravo con sentimento. Devo dire che io non ho mai ascoltato questo brano. No, sì, vabbè. Video originale del 1968. Il 68 è un anno importante per Patti Pravo, è l'anno della grande contestazione e Patti Pravo appunto incide per la casa discografica RCA La Bambola, arrivata come un ciclone durante quell'estate. Il pezzo è subito un successo da 1,5 milioni di copie, che proietta la Pravo nell'Olimpo della canzone italiana. Nello stesso anno, a Canzonissima, la cantante si presenta sul palco con Sentimento. Dopo questo pezzo, che la porta in finale, per Patti Pravo iniziano a scrivere i più grandi autori italiani e stranieri. Sentimento è una canzone dove la voce della Pravo si sposa ad un testo di struggente malinconia scritto da Migliacci, da Franco Migliacci, RCA, ed è allineato ai temi epici del momento come il mondo e l'immensità. Io l'ascolto tanto volentieri perché veramente che grazie sarà a questa rubrica impariamo anche tante cose. Noi impariamo tante cose, alcune le sappiamo già, qualche volta aggiungiamo anche qualcosa, ma per motivi anche anagrafici magari no. In questo caso, bando alle ciance, andiamo con Revival VIP. Volare.
dire a dicembre, l'estate già. E dopo Ritorno al futuro andiamo a intervistare l'artista presente, di oggi. Andiamo nel presente. Intervistiamo l'artista di oggi. Il salottino è pronto? Ti dicono di sì. E allora vai così. Conosciamoli meglio. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, a ritornelli Davide Di Biase. Ciao Davide, bentornato. Grazie, fra noi. Grazie. Grande musicista, grande organizzatore, un uomo dal grande cuore, non solo per la musica ma anche per le belle iniziative. Perché Metato, in quel di San Giuliano Terme Pisa, c'è. E ci sarà nel 2023? È senz'altro, ci mancherebbe. No, ce lo confermi, l'abbiamo detto in televisione, come si suol l'ultimo dire. L'ultimo venerdì di giugno. Oh! Ora poi vediamo se ci fosse qualche problema di una data prima. Vediamo. Comunque noi giugno sempre, sicuramente, comunque, nella giugno. Seconda metà di giugno, stiamo un po' blandi e diciamo che comunque è una notte bianca. Perché ci incrociamo col gioco del ponte noi, quindi noi dobbiamo farlo sempre il giorno. Attenzione, prima. Qui andiamo in tutta Italia, il gioco del ponte. Ponte di cos'è? Pisa è una cosa grandiosa. Grandioso. Arriva una voce fuori onda, Luciano Nelli, che da buon pisano ovviamente insomma parteggia. Ma vuoi venire in onda, Luciano Nelli? No, perché qui facciamo allora, come dire, la reunion dei batteristi. Ecco Luciano Nelli. Era anche sudato. Era sudato perché ha suonato fino adesso suonato tutte le musiche dei Beatles e i Rolling Stones. Dovevo fare un pezzo solo e mi hanno fatto suonare mezz'ora. No, ricordiamo agli amici, perché qui parliamo comunque fuori onda. Parliamo fuori onda così, no? Io mi avvicino così, usufruiamo... Alla fine della così, serata nostra, normalmente andiamo a trovare Davide che è di là. Mangiare qualcosina. Mi diverto anche perché mi sono messa la batteria, dico vabbè farò un pezzo o due. Sì, ma perché se... Ti posso dire una confidenza proprio... Dici adesso dopo un po' sono, di mesi? Io sono un modesto, sempre. Io sono dal 65, sono un modesto. Ti dico che la gente che è andata via mi ha detto: ma perché non avete continuato? Ma cioè, è vero! Con tutti le cinque band ma io leggevo le labbra, ma te lo giuro, e dicevo: ah, chissà ancora. Ma noi eravamo veramente improvvisati perché uno che ti dice: che canzone facciamo? Tu vai libero. Ma libero cosa? Era The Long Train Running, non era proprio, detto, voglio dire. Perché avete smesso? Esatto. Io ho fatto terze improvvisate a canzoni bello, che non è bello, è una festa bellissima, è una cosa straordinaria che noi facciamo da diversi anni, salvo uno o due anni che c'è stato lo stop. Obbligata reclusione. Però è stata una grandiosa festa, sì. E noi siamo orgogliosi e felicissimi. Sono sette edizioni, E Davide è ancora qui, e Metato è ancora c'è. Vabbè, poi avremo modo comunque di riparlarne perché succederà a giugno dell'anno prossimo, però saranno cose belle. Soprattutto Davide stasera è un piacere ospitarlo qua, anche per quello che diciamo che è successo fino a oggi. Poi più avanti parleremo di quello che succederà. Certo. Comunque, quindi lo salutiamo. Viva Metato, viva Davide. Metato. Grazie Davide. Grazie a tutti gli amici organizzatori. Grande musicista, lui è veramente di quelli strumentista, di quelli bravi davvero. Grazie Davide. Ciao Davide, grazie. E adesso, cari amici, arriva l'amico Fausto Fulgoni, fondatore dei Girasoli. E ci sono ancora i Girasoli. Fausto Fulgoni ha scritto tante belle canzoni per tanti e tantissimi artisti. In questo caso ascoltiamo proprio lui che ci fa ascoltare questa novità. Mai e poi mai. E l'ascoltiamo oggi insieme, ce la fa ascoltare. Una bella cumbia, e allora andiamo a ballare con Fausto Fulgoni. Entrai in un giorno triste e uggioso, fui abbagliato dal tuo volto luminoso, per incanto tornò il sole nella mia vita e mi dissi voglio lei o morirò, mai poi mai ti lascerò, vivo tra sogni e realtà. L'isola che mi ha salvato e mi ha riacceso il cuore, mai poi mai ti lascerò, giorno e
notte ti amerò. Non riesco a stare senza della dolce tua presenza, io con te respirerò. Notte quando tu mi abbracci forte, sento il cuore che mi corre a mille all'ora. Tu mi dici sottovoce amore t'amo, e mi sento impazzire dall'ardor. Mai poi mai ti lascerò, vivo tra sogni e realtà. L'isola che mi ha salvato e mi ha riacceso il cuore. Mai poi mai ti lascerò, giorno e notte ti amerò. Non riesco a stare senza della dolce tua presenza, io con te respirerò. Io con te respirerò, e per niente nulla al mondo, te lo giuro amore mio, mai poi mai ti lascerò. Cristiano Chesi e Salvatore sono in viaggio, ecco. Arriveranno prima o poi da qualche parte, sono in via, sono i nostri inviati speciali, che però invece di fare gli inviati devono arrivare da qualche parte. E loro chiacchierano anche in macchina e ne combinano anche nell'abitacolo. Vabbè, della vettura. Andiamo a vedere, ok, in viaggio, i nostri inviati speciali, Salvatore e Cristiano Chesi. Eccoci qua, finalmente, di nuovo una bella partenza. Davvero? Dove mi porti stavolta? Questa volta, guarda, questa volta andiamo in Macedonia. In Macedonia? In Macedonia! Sì. Siamo ridotti proprio così male per portarmi in Macedonia. Perché? Siamo alla frutta, scusami. Ma no! Ma che c'è la frutta? No! La Macedonia è un posto bello! Pensa alla capitale! Si chiama Skopje! 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 Uomini, ci devi portare! Portami subito, se Skopje! Skopje io, Skopje te, si scopa tu! Skopje tu! Skopje tu! Mannaggia miseria! Ma non ci abbiamo pensato prima, siamo a Macedonia! Poi portiamo il frigorifero anche! È vero! Frigorifero, perché se la Macedonia poi infatti, ma messa a frigo sono male, allora. Ma mi sa allora che non siamo tanta la frutta, se andiamo subito, vai Luciano, si parte, noi Macedonia si Macedonia. Porta una pera, una mela anche a te. Partenza. Questa è una bella canzone, una canzone che non eseguiamo molto spesso. Come Swing Time ogni tanto. Sì, per una cosa un po' particolare. In ogni caso la canta divinamente Paola ed è canzone che mi appartiene, a me, Stai Lavato, Gianni, eccetera, eccetera. E si chiama Cose che si dicono. È molto bella. Complimenti Paola, andiamo ad ascoltarla insieme a tutti voi. Ci sentiamo solo numeri, piccole gocce d'acqua in un'onda che avanza. Cose che si dicono ed altre che si sperano, rivivere il nostro amore e camminare a testa alta senza timore. Cosa sarà di me e della mia vita se continuo a vederla scappare dalle mie dita? Cosa sarà di noi e del nostro domani?
si dicono ed altre che si pensano e ci parliamo addosso troppo spesso ormai, credendo di essere gli unici, credendo di essere magici, e invece siamo gente tra la gente. Sempre di più forti emozioni. Cosa sarà di me e della mia vita? Saranno forse parole sbiadite scritte a matita. Cosa sarà di noi e del nostro domani? Se non avremo la forza di crearlo con le nostre mani. E se bastasse un'illusione, apri gli occhi e poi va via. Da adesso questa canzone la canteremo sempre in due. Due, noi due. Ci sono cose che si dicono. Ti salutiamo, ciao, brava amici. Paola, brava. Grazie, ma questi brava, complimenti, brava. Luciano, vi giuro, un po' nuovi. No, troppi vabbè, complimenti questa nuova stagione. Nuova. Ecco. Ho deciso di essere molto più buono. Ed è spuntata l'aureola. Ciao amici, a domani. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ci vediamo non domani, mancate. Mi raccomando. I vari ritornelli. Ciao. Quanti ritornelli